Il 17 aprile, prossimo 21 sabato, ci sarà l'incontro mensile dei Caimani per quanto riguarda la main session. Il giorno dopo, domenica, il 18, ci sarà l'incontro della Sunday session, che è in formato di videoconferenza, mentre invece il sabato vengono inviate come al solito, come abbiamo sempre fatto dall'inizio della pandemia, vengono inviati dei file video che possono essere salvati sul disco fisso e poi vengono visti con calma e meditati con calma e studiati con calma nei giorni successivi, quando si crede, insomma. Per quanto riguarda i contenuti della domenica 18, in questo momento non ci sono ancora, sono in via di elaborazione. Il video, lo spot è ancora in via di elaborazione, ve lo mando al più presto. Per quanto riguarda invece sabato, c'è la Saturday session, la main session. Faremo una sosta su due argomenti importanti. Il primo riguarda il valore intrinseco dei titoli. Vedete che ci sono un certo numero di file e di video che devono essere digeriti. Dicevo, per quanto riguarda il valore intrinseco è un po' l'araba fenice di chi fa trading e di chi fa investimenti, no? Il valore intrinseco è il valore vero di un'azione, ad esempio. Per cui se il prezzo di mercato non è uguale al valore vero, ci aspettano dei movimenti di prezzo finché il prezzo di mercato non si sia adeguato al valore intrinseco, cioè o valore vero lo stesso. Tenete presente che il valore intrinseco è molto difficile da valutare, noi abbiamo una nostra metodologia per farlo. Vogliamo capire quali sono le aziende appunto che sono out of favor, cioè dire non sono favorite dagli investitori. E quindi per le quali si è creata quindi questa discrepanza, che noi trattiamo con degli strumenti nostri, nuovi, e sappiamo che i rendimenti dei portafogli costruiti in questo modo qua sono veramente molto buoni. Il secondo capitolo sul quale ci intratterremo, questo è completamente nuovo, noi lo chiamiamo, diciamo, equity analysis, cioè dire la curva dei profitti e delle perdite accumulati, così come viene fuori da una piattaforma come ProRealTime, ma come viene fuori da altre piattaforme, merita di essere studiata in quanto tale, con gli strumenti statistici, con degli strumenti statistici che abbiamo anche, diciamo, modificato, che abbiamo adattato alla diagnosi, con l'obiettivo che riteniamo di aver raggiunto, e che comunque ci impegnerà ancora in futuro parecchio, di capire dalla curva dell'equity, così come risulta da un'ottimizzazione di un trading system su un certo titolo, di capire da quella curva dalle caratteristiche statistiche di quella curva dell'equity se ci possiamo fidare, detta in maniera amichevole, cioè dire se il trading system in futuro potrà darci dei risultati che sono paragonabili a quelli del passato, che è il problema dei trading system e che stiamo, e sul quale stiamo lavorando da anni. Adesso questo è un passo avanti, è un nuovo passo avanti su quella strada, sul raggiungimento di quel risultato. Poi naturalmente il terzo punto, lo stato dei mercati, dei titoli, cercheremo dei titoli che ci impressionano favorevolmente e cercheremo di dare la nostra e daremo la nostra interpretazione dello stato dei mercati, che è un po' diversa rispetto a quella che viene riportata normalmente sul web e soprattutto da quella che viene riportata dai...
dagli altri gestori, dai gestori di fondi comuni di investimento, per non parlare delle banche. Bene, a presto, grazie.